Siamo con il direttore sportivo Massimo Varini al termine di Pescara Pro Vercelli 1-0. Direttore, è stata comunque una bella prova nonostante la sconfitta, quella di questa sera da Pro. Diciamo che non è stata certamente la partita di Bari oppure la partita di Perugia. Oggi la partita l'abbiamo tenuta bene, direi che abbiamo preso un gol che non riesco ancora a capire come abbiamo fatto a prenderlo, e loro praticamente non hanno avuto nemmeno un'occasione da gol. Noi alla fine l'abbiamo avuta, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarla, cioè l'unico rammarico è quello. Considerato anche il numero delle assenze che avevamo, credo che abbiamo fatto una partita di buon livello. È evidente che adesso è un punto, era importante anche il punto, però non è che cambi più di tanto, nel senso che poi noi la partita decisiva ce l'abbiamo sabato col Crotone, lo sapevamo. E anche andando a guardare gli altri risultati, insomma l'unica partita è veramente quella di Crotone, per il resto i risultati sono andati forse meglio anche di quello che non ci aspettavamo, insomma. Situazione che nel primo tempo era ben peggiore da questo punto di vista. No, alla fine del primo tempo vincevano tutti, quindi voglio dire era un disastro, così se non altro si è rimesso a posto, però insomma, diciamo che la squadra non si è mai disunita, abbiamo sempre tenuto il campo bene, niente, è un'annata così, insomma non è che neanche si può dire niente, non ti tirano mai in porta, perdi 1-0 con un gol da uno che voleva tirare in porta, non lo so se voleva tirare in porta, la palla si è allungata con l'acqua ed è diventato un tiro imparabile, però insomma è importante che ci siamo adesso, domani mattina ci alleniamo, ci siamo, sabato rientrerà qualcuno sicuramente, quindi certamente sabato col Crotone sarà una partita importantissima, però ripeto, vedo i risultati, cioè, nessuno avrebbe mai detto che oggi onestamente l'Entella perdeva in casa col Varese, cioè, solamente quello insomma, ti fa capire che è un campionato che sarà aperto fino all'ultima partita, quindi io ho sempre detto che ci saremmo salvati l'ultimo minuto e l'ultima partita, sono ancora convinto di questo. Ancora un appello per i tifosi di Vercelli a seguire la Pro anche sabato, perché è davvero una partita fondamentale, senza alimentare troppe pressioni, però è evidente che una partita contro il Crotone in questo momento della stagione è fondamentale per il proseguo del campionato. No, assolutamente, è una partita fondamentale, speriamo che la gente venga, ci segua. Sono convinto comunque certamente che quelli che ci saranno ci sosterranno fino alla fine, abbiamo bisogno anche di loro, abbiamo bisogno di tutti, anche se ripeto, la squadra è viva, quindi ci crediamo fino in fondo.